Buonasera, benvenuti. Stasera abbiamo l'onore di avere qui ospite la professoressa Calabrò che ci parlerà di Monsignor Mortaguletti. Questo è un incontro che va incardinato all'interno degli incontri e delle manifestazioni organizzate dall'Associazione Culturale Nassi Laus per ricordare gli 80 anni del bombardamento di Greggio a maggio 1943. Mortaguletti morirà prima, è una delle figure eminenti, arcivescovo, figura di grande, potremmo definirlo laicamente, di pedagogo da un lato, ma anche quello che comincia a costruire una pastorale di lungo periodo che gli sopravviverà e metterà radici soprattutto con l'episcopato di Monsignor Nazza. Quindi è colui che ara il campo e si fa vite in questo campo che è la Chiesa, che è la comunità ecclesiale. È una figura che mi ha colpito sempre molto perché, vivendo da ragazzo anni 70, anni 80, quelli che sono stati poi i testimoni oculari del suo episcopato, me ne parlavano parecchio. Era un po' quella figura che per certi versi la nostra arcidiocesi fu anche sfortunata, perché prima venne a mancare lui a fine gennaio 43 per questo bombardamento, ma poi successivamente verrà a mancare anche Monsignor Nazza, che l'aveva praticamente sostituito. Ci fu un periodo ad interim di un grande arcivescovo che fu Monsignor Moscato, prima di andare a occupare il ruolo dell'arcidiocesi, proprio a guidare l'arcidiocesi di Salerno. Però sono tutti uomini che attraversano la guerra e che comunque portano i segni della guerra voluta dall'Italia fascista. Allora la guerra nasceva in un contesto di fascismo in progressione, era stata fatta una scelta disgraziata, perché se non si concepisce il fascismo come un qualcosa in divenire, non si può neanche comprendere perché Mussolini volle assolutamente questa guerra, che portò così tanti lutti, soprattutto anche nella nostra provincia e nella nostra Reggio. Bene, innanzitutto buonasera a tutti, grazie di essere qua. Ringrazio anche il carissimo amico, nonché veramente un presidente di questa associazione, Nassi Laus, che porta benissimo, Stefano Iorfila. Ringrazio il dottor Fabio Arighetta. Allora, io cercherò, certo non sarà facile in breve poter parlare di questa figura così bella, ma cercherò innanzitutto di non stancarvi. Appena vi stancate mi fate un segno e io smetto. Chiaramente vi devo dire che ogni anno il 31 gennaio la nostra diocesi commemora la figura di questo grande arcivescovo. Anzi, quest'anno siamo riusciti a celebrare anche con il vescovo una messa proprio in quel giorno. Mi è stato chiesto di presentare un po' Mortaguletti come educatore, pastore e guida. Ecco, io dirò brevemente un po' qualcosa dalla sua nascita. Lui nasce il 21 settembre 1888 a Venezia, e l'anno proprio della morte di Don Giovanni Bosco, e questo legame di queste figure si ripete anche il giorno della morte di Mortaguletti. Ma non è veneto, lombardo. È lombardo, sì. Il 31 gennaio. Ora, è bello pensare questo, per questo legame, perché per Enrico Mortaguletti San Giovanni Bosco è stato veramente una guida, una figura che lui ha sentito sempre vicino. Vi volevo leggere alcune cose, ma vado velocemente. Lui dice in alcuni appunti dattiloscritti del 1938, dice: il Signore ha voluto che l'adunanza finale del nostro corso avvenisse in una casa salesiana, sotto l'occhio del massimo educatore, Don Bosco. È stato un caso, ma forse è stato Don Bosco a raccoglierci qui.
Non vi abbiamo pensato noi, ci ha pensato lui, perché Don Bosco ama tanto i bambini e sa quanto li amo io. Volete imparare tante altre cose che io non ho saputo dirvi? Comprate e leggete Una vita di Don Bosco. Io vi ho trovato elementi per guidare me e guidare i giovani. Prima di parlare ai giovani mi immergo nella vita del grande santo. Vi ho voluto leggere appunto queste sue parole perché è impregnata veramente la sua vita e il suo stile educativo. Nel 1901 Montalbetti entra nei seminari diocesani dove ha conosciuto gente di un certo spessore che gli ha dato una grande educazione. Il 10 giugno 1911 ricevette l'ordine del presbiterato. Aveva 24 anni quando gli vennero affidati il compito di maestro dei prefetti e la direzione spirituale nel collegio di Amicis di Cantù, da lì cominciò veramente questa sua vita di apostolato che lo portò ad essere un consumato direttore spirituale e un profondo conoscitore delle coscienze giovanili. Lui, in un saluto ai giovani di Cantù, gli disse proprio questo: nessun onore al mondo, nessuna posizione vale per me l'amicizia di un fanciullo. E troviamo nel suo testamento spirituale queste parole: vorrei avere un'altra vita per darla ai giovani. E fin dall'inizio veramente visse con gioia la sua chiamata ad essere un grande educatore. Ora ci troviamo proprio anche, volevo contestualizzarlo, nel periodo della grande riforma scolastica di Gentile. Siamo nel 1923, quando in virtù di questa riforma fu decisa la costruzione del Palazzo delle Scuole Medie e Montalbetti si mise a disposizione proprio senza risparmiarsi per portare avanti questa scuola a un alto livello. Ora, un'altra cosa che anche Monsignor Denisi ci tiene sempre a sottolinearlo: dal 1930 al 1933 lui assunse l'incarico di procancelliere presso l'ufficio matrimoni della Curia di Milano e inoltre dal 31 al 35 gli fu affidato la direzione spirituale nell'altro fiorente istituto Gonzaga di Milano. Una cosa molto significativa che lui in questa opera educativa mette al primo posto la famiglia e in particolare la figura della mamma, per cui continuamente lui fa delle conferenze, degli incontri spirituali e questo lo continua anche da vescovo sia a Trento che a Reggio Calabria. Carolina Portman. Sì, Carolina Portman, che l'abbiamo anche qui nel nostro cimitero di Svizzera. Ed è stata molto, molto determinante la figura della mamma. Un'altra cosa che è importante sottolineare in questo contesto storico è che siamo proprio nell'epoca in cui l'11 febbraio del 29 c'è il concordato tra la Santa Sede e la Chiesa e finalmente viene riproposto l'insegnamento della religione cattolica, che prima era solo nella scuola elementare, anche alla scuola media, dopo un'estromissione di quasi mezzo secolo. Questo cosa portò Montalbetti? A curare moltissimo la formazione degli insegnanti, tanto che è da sottolineare in questo periodo come lui, insieme ad Antonio Coiazzi e Norberto Perini, fecero nascere una rivista che ancora oggi è importante per l'educazione, la rivista mensile Catechesi. Inoltre fu anche assistente ecclesiastico della FUCI. Ma andiamo a vederlo un po' da vicino nel suo ruolo di pastore. Quando fu nominato di pastore vescovo, fu nominato da Pio XI il 5 maggio del 35 come arcivescovo titolare e coadiutore con diritto di successione a Monsignor Celestino Indrice, arcivescovo di Trento. Fu consacrato da Sua Eminenza il Cardinale Schuster nel Duomo di Milano proprio il giorno 9 giugno, festa di Pentecoste.
Come cominciò il suo lavoro, ecco, di appassionato sempre dei giovani, ma cominciò proprio con i seminaristi a curare, e le visite pastorali hanno avuto un punto principale, perché lui diceva: le visite pastorali non sono un pro forma, ma sono quel modo di entrare a contatto con tutti, con tutti, con il cuore delle persone. E questo sia a Trento come a Reggio Calabria fu veramente instancabile. Pensate che quando non poteva giungere con l'automobile, lui andava da paese in paese, su un mulo, insomma, e cominciava sempre con le confessioni. La confessione per lui era proprio qualcosa di fondamentale, cioè anche oltre mezzanotte arrivava in questo suo ruolo di padre, perché voleva incontrare e incoraggiare, aiutare tutte le persone. E una forte preoccupazione pastorale fu proprio l'evangelizzazione, che lo ha visto, che ha curato moltissimo. Pensate che per la sua grande cultura fu apprezzato dagli intellettuali, e pensate che lo definirono l'arcivescovo dei maestri. Però dobbiamo dire una cosa, che malgrado le sue doti non ebbe vita facile a Trento. Questo non sapremo mai perché. circa tre anni dopo la sua elevazione ad arcivescovo coadiutore di quella città, fu trasferito nella parte, diciamo, più a sud della penisola. Domandò lui, chiese lui, sì, di essere trasferito. A Reggio lo mandò il Papa, ma sì, lui sì, chiese per poter fare il vescovo, perché lì non gli permettevano più di fare il vescovo. Il vescovo di Trieste soprattutto, e l'arciprete. Bene, quindi che cosa dobbiamo dire di questo? Che lui si innamorò subito di Reggio, già prima di arrivare. Infatti è molto bello che lui dice: confesso che Reggio è per me il luogo più bello, più caro al mondo, perché è quello che il Signore mi ha dato. E conosceva già prima di giungere a Reggio la generosità, le antiche tradizioni di questa gente. Infatti lui dice: so che mi attende un popolo di fede profonda, di cuore generoso e forte, di alta spiritualità e di sicura fedeltà. Inviò la prima lettera pastorale proprio da Trento nel 1938, dove lui richiamò proprio la storia di Reggio fondata da San Paolo. E lui dice: cosa dire a questa grande sede dove sono stato mandato? E poi nominò anche in questa prima lettera gli indimenticabili Cardinale Portanova, Monsignor Rousset e Monsignor Puglia, che fu quello predecessore suo. Ora andiamo a vedere che condizioni trovò qui. Noi siamo nel 1938, pensiamo un po' come... qual era la situazione? L'ambiente economico, sociale a Reggio era caratterizzato da grandi dislivelli, cioè c'era, per così dire, un alto tasso di mortalità infantile, malnutrizione, carenza, analfabetismo da un lato, dall'altro c'era borghesia, nobiltà in circoli chiusi, un forte individualismo e uno sfruttamento dei contadini. Lui tutte queste cose le ha osservate non come un giudice, non come uno spettatore, ma le ha osservate per poter entrare sempre di più nel cuore della gente, e con un zelo instancabile proprio andò da città in città, da paese in paese, proprio perché il suo intento era quello di promuovere la vita cristiana, di accrescere la fede di tutti. Quotidianamente si immedesimava nella realtà e si adoperava sempre per elevarne il livello culturale, soprattutto con questi incontri periodici che faceva sia con i seminaristi, con i giovani, con le mamme, con i papà. Ecco, e arriviamo purtroppo al 31 gennaio 1943, dove lui, pur in quel
bombardamento che ci fu ad Annà, lui fu proprio, cade colpito in maniera inesorabile da una scheggia che troncò nettamente il capo dell'arcivescovo. Aveva 54 anni e mi piace ripetere le parole che Pio XII dichiarò quando Monsignor Bignamini e Fratel Benedetto gli riferì loro. Era un santo sacerdote, un grande vescovo, dotto, bravo predicatore, bravo scrittore e vero maestro della direzione della gioventù. La sua morte segna un gravissimo lutto per l'Episcopato cattolico e particolarmente per quello d'Italia. Quindi ha avuto veramente il Papa parole accorate nei confronti di questa grande figura. Dico qualcosa sull'attività editoriale di Montalbetti perché il mio pensiero mi preme dirvi di più i capisaldi del pensiero pedagogico di Montalbetti, che la vita un po' anche per sentito la conosciamo di più. Mi piace un po' farvi partecipe di quello che è stato anche il mio studio di ricerca in questo volume, l'educazione cristiana nel pensiero di Montalbetti, dove è veramente un precursore. Però è bello dirvi come nella sua attività pastorale lui trovò il tempo per scrivere, scrive tanto. Io nella ricerca insieme alla grande Maria Mariotti, che in questo momento ricordiamo, che ho avuto il piacere di lavorare con lei per tanti anni di ricerca, ed è stata veramente lei che mi ha fatto innamorare di questo arcivescovo. Mi ha fatto innamorare in un modo incredibile, per cui io anche nella mia vita personale, a scuola, eccetera, cerco di, nel quello che posso, di portare avanti questi insegnamenti. Allora, vi dicevo già prima che lui è stato cofondatore insieme a Pedini e a Cojazzi della rivista Catechesi, ma ha scritto tantissimi articoli, quasi di un taglio scientifico, sono molto interessanti questi articoli. E poi ha collaborato con il Bollettino Ecclesiastico, con l'Assistente Ecclesiastico, Rivista dei Giovani e Credere. Inoltre sono stati raccolti in volume le sue opere, San Paolo Educatore, che lui prende San Paolo come esempio e modello per tutti gli educatori e per tutti gli insegnanti. Inoltre Educazione Cristiana della Ragazza, Colloqui con i Maestri, che è stata un'opera postuma curata da Silvio Riva, dove lui proprio è uno scritto bellissimo sulla direzione spirituale degli insegnanti. Inoltre Religione e Scuola, un'altra opera postuma, e gli scritti pastorali curati da Monsignor Lembo, dove sono raccolte gli scritti pastorali e tutti gli articoli di Monsignor Montalbetti. Ora io volevo passare ora a questo pensiero pedagogico di Montalbetti. Dove lo situiamo? Ecco, questo suo contributo lo situiamo all'interno di tanti altri pedagogisti anteriori e contemporanei a lui. Per esempio abbiamo Pavanelli, abbiamo Silvio Riva, Nosengo, sono persone che hanno segnato il rinnovamento della catechesi in Italia, ciò che avverrà poi con il Vaticano II. Quindi pensate quanto è importante che già nel 1938-40 loro già avevano anticipato i tempi. Questa è la bellezza e la grandezza di Enrico Montalbetti. Questo mi piace farvi cogliere, perché è veramente, e mi piace anche dirvi le parole di Maria Mariotti, che parlando di Montalbetti le dice: Montalbetti approfondì particolarmente lo studio della pedagogia, assimilandone con originalità gli orientamenti moderni e armonizzandoli con le fondamentali ispirazioni della sapienza e dell'ascesi cristiana. Queste sono parole della nostra Maria Mariotti, che si trovano proprio nel dizionario che lei ha curato anche insieme ad altri, perché non dimentichiamo che abbiamo avuto una grande figura nella nostra città. E allora, come vi dicevo, egli si pone accanto a maestri nel campo catechistico
ha avuto una grande e particolare attenzione per i giovani, dove ha stimolato sempre a un cosciente e deciso impegno di migliorare e di costruire qualcosa che aiuti se stessi e gli altri ad operare sempre più un'adesione personale a Cristo. Ma di che cosa si tratta? Ecco, come l'ha chiamata Montalbetti questo rinnovamento della catechesi? Mi piace proprio partire da qui. L'ha chiamata catechesi d'innesto. Ma cosa vuole dire? Già pensiamo alla bellezza di questa parola, una pianta selvatica dove tu metti un innesto, allora percepisci un po', perché lui è molto forte in questo pensiero. E che cosa, di che cosa si tratta? È una catechesi che consente al giovane di superare il dualismo tra religione come un insieme di conoscenza teorica della dottrina e la religione che si estende alla visione soprannaturale con cui uno guarda tutte le cose, investe insomma tutta la vita. Lo chiama l'uomo dell'innesto, frutto della metanoia, che attraverso la catechesi dispone della forza di innestare sulla pianta selvatica delle sue situazioni di vita, atti di fede, di speranza e di carità. Allora lui dice al catechista soprattutto: tu ti devi preoccupare principalmente di una catechesi di vicinanza della parola, sotto due forme: l'individualità, che mette proprio alla portata dell'individuo il messaggio di Cristo, e la sintesi, cioè un'azione unitaria di sintesi di umanesimo, di fede e di grazia. Se non si attua questo cambiamento, diceva Montalbetti, noi ci possiamo trovare di fronte a giovani che sanno di religione ma non vivono di religione, giovani il cui incontro con Cristo non determina una nuova mentalità. Occorre dunque educare la mente dei giovani, renderla cioè capace di illuminare la volontà e di guidare il sentimento. E allora lui parla di queste tre cose che in breve cercherò di dirvi, perché non voglio stancarvi: rendere capace il giovane di mutare tutto in idea, di mutare l'idea in vita e di mutare la vita in carità. E in tutto questo ci sono due punti fondamentali: la centralità di Cristo e la centralità della persona umana. Ecco, la centralità di Cristo, perché Cristo coagula in sé e rivela al mondo il senso dell'intera azione storica ed educativa. Il contenuto della catechesi e della pedagogia di Enrico Montalbetti non è fatto di teorizzazioni né di idealità, ma della realtà evangelica stessa, la possibilità di incontro tra persone vive. Lui dice: quanto più l'educatore ha proprio davanti Cristo, riesce a portare Cristo nel suo quotidiano, quanto più sta educando e quanto più presenta Cristo come l'alfa e l'omega della vita, il grande sì delle promesse di Dio. E ancora, e perché mira molto alla centralità della persona umana? Lui dice: l'uomo non è una cosa, non è un numero, è una persona. Le persone non fanno un numero, vi sto citando proprio parole sue, non si sommano. Ognuna vale per sé, ognuna è come sola di fronte al suo problema. Ogni persona è irripetibile, è quell'unica parola di Dio creatore che non si ripete e nel contesto delle altre storie umane ha una sua intrinseca storia da svolgere. Ed è bello pensare come lui vede proprio in questo stile educativo questo miglioramento dell'individuo, dove dice: l'educazione è autentica quando punta sull'uomo e in tutte le sue dimensioni, quando lo realizza come persona. Ma arriviamo a un punto forte di Montalbetti che mi piace moltissimo e sono convinta che piacerà molto anche a voi. Lui dice questo: l'educare è condurre l'uomo al perfezionamento integrale del suo essere. Educare cristianamente vuol dire formare Cristo nel fanciullo. Ed è bellissima questa immagine. Educare è come una seconda creazione.
Lui dice, la Sacra Scrittura dice che il Signore creò il mondo in due tempi. Nel primo il caos, la massa informe, e nel secondo la creazione ordinata di tutto ciò che esiste. Allora lui paragona i fanciulli a questo caos che bisogna, da cui bisogna trarre la seconda creazione. E a chi si rivolge? Alla famiglia, agli educatori. Dice, voi siete incaricati di fare queste creature nuove, perché educare vuol dire appunto fare creature nuove. Ed è questo, è molto bello, ecco il suo concetto dell'educare, formare creature nuove. E come vede tutto questo? Come vede l'educatore? Come vede la famiglia? Come vede il ruolo di chi educa? Come collaboratore di Dio? Cerco di, non so quanto tempo ho, ditemi voi, perché non voglio rubare più di tutto. E allora è molto bello pensare quelle tre diciamo parole che lui diceva all'inizio: dall'idea a creare la persona e poi tutto il resto. L'educazione cristiana è all'interno di questa, la catechesi opera in modo da dare salde convinzioni, chiare idee e guida per stabilire le basi della ricerca del vero, del giusto, dell'onesto, i quali valori rendono simpatico il cristianesimo e aprono la via a Cristo. La catechesi presenta un cristianesimo non tanto come un complesso di dottrine, ma come un fatto, un avvenimento, una storia, il cui protagonista e realizzatore è Cristo. La catechesi mira a formare non solo la testa, l'intelligenza, ma a mutare tutta la vita del giovane, trasformando l'idea in persona pensante, secondo il volere del Signore, creare dei cristiani, non dei matematici. Cosa vuole dire lui quando dice mutare l'idea in vita cristiana? Non basta credere, bisogna confessare apertamente la fede. Ed ecco che arriviamo a quella bellezza dell'inscindibilità tra vita e fede, dove lui qui veramente in questo punto anticipa moltissimo quello che poi troviamo nei documenti del Magistero della Chiesa, come il rinnovamento della catechesi, il direttorio generale della catechesi. Cioè, voi immaginate quanto è stato bello scoprire come nel 1938 si è anticipato quello che avremo nel 62. Cioè, è veramente straordinario, perché lui a un certo punto dice: il catechista fa amare ed accettare la religione al giovane, non come dottrina che si esaurisce nella conoscenza teorica, ma si estende alla capacità di guardare tutte le cose con uno sguardo soprannaturale. Abbraccia la condotta pratica, sia che sia un industriale, un commerciante, uno scolaro, un professionista, un banchiere, un contadino. Tutto questo investe insomma tutta la vita, orientandola verso Dio. Si tratta veramente della formazione alla personalità. Si tratta di insegnare al giovane il controllo e il dominio di se stessi, di andare controcorrente, di non lasciarsi rimorchiare. Quanto sono valide oggi queste parole a chi si trova nel mondo della scuola, a chi si trova nella famiglia. Quanto sono valide queste parole, cioè aiutare i giovani a reagire di fatto a tutto ciò che li circonda, mettere un controllo alla mente, alle idee, alla fantasia. Mutare la vita in testimonianza di carità, ecco, è la sintesi suprema della pastorale catechistica. In essa le antinomie che minacciano il risultato delle fatiche dell'educatore si compongono in forza dell'amore. Non si insegnerà la fuga dal mondo, ma a pensare il mondo come lo pensa Dio. Ecco, Enrico Montalbetti diceva: la dinamicità che il mondo e le untes di Cristo ci impongono. O saremo certosini della strada, noi sacerdoti, o diverremo stracci della strada. Queste sono parole sue. Il metodo catechistico di Montalbetti, ecco, è un po' il metodo socratico. Lui lo chiama così. Dice: Gesù stesso lo ha usato. Consiste nel far trovare
dal discepolo la verità, guidandolo con opportune domande. La verità così trovata riesce più chiara e più convincente e ha queste caratteristiche fondamentali: intuitivo, attivo e persuasivo. Intuitivo in quanto adegua al giovane, a tutto ciò che lui vive, è parte ciò della realtà che sperimenta, dai fatti, dalle situazioni. Attivo perché esclude il monologo, ma lo fa collaborare, diventa un dialogo dove tu fai venire fuori dal ragazzo, dal giovane che hai davanti, a portare fuori la propria esperienza. Ed è persuasivo in quanto cerca di fare amare e vivere la verità insegnata. E un'altra cosa che vi voglio ripetere delle parole di Montalbetti, e mi avvio alla conclusione: abbiamo dovuto constatare che talora l'insegnamento catechistico è solo mnemonico. Incredibile, dopo tanto parlare di scuola attiva. Se noi fossimo fanciulli, andremmo volentieri ad una scuola dove una maestra, forse nervosetta, non facesse altro che cacciare in testa formule incomprese. La formula sì, ma deve essere il termine di arrivo, non di partenza. Ogni parola ne deve essere compresa, gustata. Le formule devono essere rovesciate, divise, sviscerate. Di ogni parola si deve dar conto. E questo stesso pensiero, ed è un lavoro che io ultimamente sto portando avanti facendo questa lettura esegetica di un'altra grande figura della Chiesa italiana, il Beato Giovanni Paolo I, Albino Luciani, che nel suo testo scritto nel 49, Catechetica in briciole, dice la stessa cosa. Questo ci fa capire che lui conosceva gli scritti di Montalbetti, e sì, è bellissimo questo testo di Albino Luciani, io vi consiglio di leggerlo, Catechetica in briciole. E quindi là troviamo veramente un'attinenza. C'è una frase di Catechetica in briciole che dice così, che sembra quasi di identificarla con le parole di Montalbetti sull'educazione dal caos. Lui dice: domandarono a Michelangelo da dove prendono forma le sue statue, e Michelangelo rispose: le statue sono già nel marmo, devi essere tu a tirarle fuori. Cioè c'è un'assonanza tra l'opera di Albino Luciani, bellissima, con Montalbetti, che è straordinaria. Si può fare veramente uno studio su questo. Mi avvio alla conclusione volendovi dire questo, che già in qualche modo vi ho accennato prima. Il grande studioso di Montalbetti, Gaddi, è convinto che la dottrina del Magistero della Chiesa sulla natura e la finalità della catechesi è improntata sul pensiero di Montalbetti, come risulta da un grande documento del Concilio Vaticano II, Gravissimum Educationis. Vi leggo queste parole di questo documento e vedete come ci trovate Montalbetti. La vera educazione deve promuovere la formazione della persona umana, sia in vista del suo fine ultimo, sia per il bene delle varie società di cui l'uomo è membro e in cui è divenuto adulto, avrà missioni da svolgere. Dichiara ancora: si constata con soddisfazione che tutto il pensiero del grande vescovo preannuncia gli orientamenti del documento della Conferenza Episcopale Italiana, il rinnovamento della catechesi, del direttorio generale, del direttorio catechistico generale, e nell'ambito delle attività pastorali la catechesi è quella, l'azione ecclesiale che conduce la comunità e i singoli alla maturità di fede. L'alta stima che Montalbetti nutriva per i catechisti, che li chiama proprio ministri della buona notizia, continuatori di Cristo e primi collaboratori dei successori degli apostoli, e custodita nei documenti del Concilio Vaticano II e dei magisteri successivi. Io vi ringrazio, spero di essere stata esaustiva e di non aver mancato. Grazie. Prego. Grazie professoressa Calabro, veramente anche emozionante, perché
ho pensato ai catechisti che ho incontrato io, che era tutta gente contemporanea di Marco Alberti. Ho pensato anche a Don Italo Calabro, perché comunque c'è un'impostazione, tanto che è contrapposta totalmente al fascismo, dove l'individuo viene liquefatto nella nazione, nella comunità nazionale, e scompare. Mentre lì c'è proprio, lui scrive in quello stesso periodo il contrario, dove l'individuo è unico e irripetibile, però deve essere portato a convertire la propria vita in carità. Questo mi ha fatto ricordare, pensare subito a Don Italo Calabro, che mi portò, mi ricordo, a comunione. Io feci la comunione a San Giovanni, nella sua parrocchia di San Patello. Chi desidera fare qualche domanda? No, io volevo soltanto intanto ringraziarti, perché finora abbiamo conosciuto Montalbetti, i profani, come me, soltanto per le vicende biografiche tragiche inserite nel contesto più generale della Seconda Guerra Mondiale. È stato, credo, forse l'unico e il solo vescovo della Chiesa Cattolica mondiale a perire nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Quindi questo aspetto ha assorbito tutto l'interesse nei confronti di Monsignor Montalbetti. Tu ci hai dato, attraverso la tua conversazione e poi anche sicuramente attraverso il tuo saggio, il tuo libro, una visione diversa, un Montalbetti di statura più che nazionale. E credo che tra i vescovi che noi abbiamo conosciuto, ma questo bisogna poi chiedere a Monsignor Denisi, che li ha conosciuti molto meglio di me, brilla per il suo ruolo e per la sua importanza anche come precursore di alcuni temi che saranno poi svolti nel Concilio Ecumenico Vaticano II. Quindi ci ha dato una dimensione grandissima di questo nostro arcivescovo, non un arcivescovo provinciale di una diocesi tutto sommato provinciale, ma una figura che può precorrere addirittura i tempi della storia della Chiesa. Quindi questo ti ringrazio, perché è un approccio, per me, dico per carità, confesso la mia grande immensa ignoranza, un approccio molto nuovo che ci induce anche a approfondire meglio la figura, offrendo anche spunti ulteriori per una prosecuzione di un processo di canonizzazione, perché tu hai fatto riferimento a Giovanni Paolo I, quindi, per cui si tratta di una persona di grandissimo spessore. Io non so quanti vescovi del passato della nostra città possano vantare tale spessore culturale nell'ambito della Chiesa universale. Una curiosità che io ho, e questo lo pongo più a Monsignor Denisi, storico anche, lui ha citato la mamma di Monsignor Montalbetti, se non vado errato, nel corso di un incontro di molti anni fa dedicato ai bombardamenti del 6 maggio, si disse, però può darsi che mi sbagli, che la madre era morta proprio nel giorno del 6 maggio del 43, erano in corso i funerali della madre di Monsignor Montalbetti e le prime incursioni aeree appunto avvennero durante questi funerali. Questa mamma mi ha sempre affascinato e intricato un poco, perché mi si dice che sia una donna molto forte che ha guidato anche il proprio figlio. In merito a questa figura, io volevo chiedere appunto un piccolo approfondimento a Monsignor Denisi, perché si dice che accanto a un uomo importante ci sia una donna ancora più grande e importante, in questo caso la madre. Di questa figura cosa si può dire, Monsignor Denisi, proprio in relazione anche agli eventi che noi andremo a ricordare il 6 maggio prossimo, 21, 2023, nell'80esimo del primo bombardamento aereo? Può dirci qualcosa su questa figura di Stefano, madre? Permetti che parliamo prima un momento, certo, sicuramente, della lezione veramente magistrale che ci ha fatto Mimma, mi permetti di dire Mimma. Affettuosamente lei e pure gli altri, io per tutti sono Mimma. Perché che un vescovo sappia governare non si verifica sempre, però Montalbetti ha saputo governare in un tempo difficile anche della società italiana, ha fatto qualche accenno il nostro
moderatore di stasera, il carissimo Arichetta. Però scavare nell'humus culturale, soprattutto filosofico, teologico e metodologico, didattico, di Monsignor Montalbetti, veramente Mimma è una maestra, ce l'ha dimostrato questa sera, l'ha dimostrato più ampiamente naturalmente nel suo libro. Perché non si diventa catechisti senza un retroterra culturale. Il retroterra culturale di Montalbetti sono stati uomini come Jacques Maritain, Gabriel Marcel, filosofi e teologi francesi, per non andare a cercare in Svizzera. Vi ho detto che la mamma era svizzera di un cantone tedesco. Non pensate che era una donna nobile. Era una cameriera di albergo, come tanti calabresi sono partiti in emigrazione per fare i semplici operai, oppure anche questo. E lì ha incontrato Montalbetti il papà, che era direttore di albergo, prima in Egitto e poi a Venezia. Però era una di quelle donne che in Calabria, allora e oggi ancora un po' meno, si chiamano donne. Quando di mia nonna si diceva donna Vicenza, non si diceva del marito. Del marito si diceva era il marito di donna Vicenza. Notate. È stata questa donna che è morta 6 mesi dopo, che quando è morto il figlio, il 31 gennaio del 43, a dargli la notizia è stato un santo, Gaetano Catanoso. Non sapevano come dirgliela questa, capite, figlio unico. L'altro figlio, prete, era morto giovane, Piero. E quindi era rimasta sola. Sapete come reagì? Si rivolse al Signore dicendo: Signore, o mi restituisci vivo mio figlio, oppure dammi la forza di sopportare questo dolore e dammi la consolazione. Non disse altro, se ne andò nella cappella dell'Episcopio, si buttò per terra, lunga, faccia a terra, e ci rimase a lungo, non vi dico un'ora, 2 ore, direi una sciocchezza, ci rimase a lungo, e lì trovò la forza, a contatto col pavimento, dannanzi però a Gesù Cristo. E sapete dove è sepolta? Se volete vedere la sua tomba, a Condera nella cappella dei sacerdoti. Unica donna sepolta in mezzo ai preti. Il figlio è sepolto in cattedrale perché tutti i vescovi hanno non solo il diritto, ma
direi anche il dovere, di continuare ad essere le guide spirituali del loro popolo, e quindi sono più vicini al popolo. La loro tomba in cattedrale, con un grande monumento che Mimma conosce, costruito, edificato appena meno di 10 anni dopo la morte. Quando io nel 1942 sono entrato in seminario, quindi l'ho conosciuto per poco, sono entrato a ottobre del 42, lui già a gennaio del 43 moriva. Mi ricordo le sue catechesi, perché tutti i mercoledì lui veniva in cappella e ci faceva le istruzioni catechistiche a noi seminaristi. Ma poi, quando noi seminaristi di 10-12 anni massimo piangevamo perché non avevamo la mamma in seminario, e voi capite che a quell'età si ha bisogno della mamma, senza chiedere permesso a nessuno andavamo in episcopio. C'era una porticina che collegava seminario ed episcopio, sempre aperta. Prima di incontrare l'arcivescovo ci riceveva mamma Carolina. E pensate che cosa poteva fare con noi altri una donna, mamma di un vescovo e di due preti, verso noi seminaristi. Dopo andavamo dall'arcivescovo a confessarci, qualche volta a guardare le stelle, col cannocchiale che lui aveva e che è rimasto nel nostro seminario, ma la prima a incontrare era mamma Carolina. Mi sono distratto dall'humus culturale. Tu hai fatto riferimento a Luciani. Io non so se l'ha conosciuto, se si sono incontrati. Sicuramente avrà letto le sue, perché sono... Avranno letto, avrà letto, non avrà letto. Però se permetti, Montalbetti è un maestro superiore a Luciani. Ora dice, Don Denise si esalta con questo idolo che ha scoperto e si rende importante dicendo che Montalbetti era un grande uomo. Vi ha detto la pedagogia che sottostà alla didattica, alla catechesi di Montalbetti, lei lo sa, l'ha scritto, non mi ricordo se l'hai detto, discende dalla pedagogia di Agazzi. Non l'ho detto, era tra le cose scritte per andare veloce, come non ho detto era nella pedagogia dei Salesiani, è morto il giorno di San Giovanni Bosco, mentre era in visita pastorale a Bova Marina, dai Salesiani. I segni alcune volte hanno un significato. Don Coiazzi e Monsignor Montalbetti hanno fondato la rivista Catechesi, che è stata la rivista che ha formato preti e catechisti italiani fino al Concilio Vaticano II. Adesso è stato un anticipatore del Concilio. Ora tutti diciamo che I vescovi, i papi, i cardinali precedenti hanno anticipato il concilio, non ha anticipato niente. Lui è stato lui, se stesso. Non sapeva di concili, non pensava a concili, non pensava alla gravissimum educationis, il documento sulla catechesi. Lui era se stesso.
però con le lezioni ai maestri, con le lezioni alle mamme, di cui vi ha citato anche brani la nostra Mimma, e così a Trento perché non potevano vedere? Perché faceva gli esercizi spirituali alle giovani di Azione Cattolica e i preti di Trento non lo facevano e non lo sapevano fare, e Montalbetti lo faceva perché lo sapeva fare. Il vescovo principe Endrici, che aveva un posto di deputato alla dieta di Vienna, perché Trento era con l'Austria, è risuscitato quando è arrivato Montalbetti, non so perché, sarà stato perché non era un ictus, come dicevano, sarà stato che si è imbambolato dinanzi al fascino di questo vescovo che trascinava non solo i giovani maschi e femmine, ma i preti, soprattutto i preti giovani, il fascino di questo vescovo, che ha avuto il coraggio, Fabio, di andare a Palazzo Venezia, prima di venire a Reggio Calabria, a incontrare un certo Benito Mussolini e a dirgli in faccia che la Chiesa aveva tutti i diritti di educare i giovani e che lui non si poteva permettere di dire che solo il fascismo, con le sue opere, Balilli, Figli della Lupa e tutto il resto, aveva titolo di educare i giovani italiani. A che cosa poi educarli? A diventare soldati per andare a combattere in Albania, in Etiopia e sulle altre trincee, compresa l'Europa, nell'accordo con Hitler, doveva ubriacare l'Italia Benito Mussolini. Ha avuto il coraggio di andare a dirglielo in faccia a Palazzo Venezia, nella sede del Presidente del Consiglio. E quando è venuto a Reggio, non è stato antifascista. Non mi permetto di dirlo, perché un prete, tanto meno un vescovo, non è contro nessuno, specialmente nel nome del Vangelo e di Gesù Cristo, non è contro nessuno. Però quando il federale di Reggio, che mi pare si chiamava Nicola Giunta, gli ha mandato, è scoppiata la guerra del 39-40, e gli ha mandato un soldato lì, come si chiamavano i fascisti, di suonare le campane perché il popolo reggino doveva partecipare non solo alla raccolta delle fedi, e tutte le mamme sono andate di corsa a dare la fede, ma che di corsa! Non potevano fare a meno, perché se no i loro figli avrebbero subito le ritorsioni. Ha detto: le campane delle chiese suonano per la pace, non per la guerra, e tanti altri episodi. Mi fermo qua perché... No, volevo dire che Monsignor Montalbetti non gli andava a grado anche la pietà popolare, non la pietà popolare, alcune forme di religiosità popolare. Per esempio le statue vestite di stoffa. Oggi non ci sono più. Non gli andava a grado le strisce appese ai santi e alle madonne con cui se raccoglievano i soldi. E quindi, correggeva queste cose. Queste cose non a tutti i preti gli piacevano, e si capisce perché.
però quando è morto e lei lo ha accennato, il funerale gliel'ha fatto al mese, però un arcivescovo reggino che si chiamava Demetrio Moscato e che era arcivescovo di Salerno prima te, nell'omelia ha detto l'arcivescovo martire, perché l'unico vescovo morto per causa bellica è la Santa Sede, chiese conto all'Inghilterra, perché la RAF, l'aereo era della RAF che buttò le bombe, e so perché, ma non. Chiese conto al governo inglese, non so se ha avuto risposta, perché purtroppo gli archivi segreti vaticani non erano aperti, almeno negli anni passati, e io non ho avuto né il tempo né la voglia di andare a cercare. Però è stato un vescovo veramente martire. Perché vi sto dicendo martire? Perché a Livatino, a Puglisi, il prete Puglisi di Palermo, il prete Peppe Diana di Castel Volturno, dov'era? Sono stati dichiarati santi perché uccisi dalla mafia. Il signor Montalbetti potrebbe essere dichiarato santo senza nessun processo, perché ha versato il sangue, è martire della giustizia, quindi della violenza, della guerra. Questo è un altro aspetto che dovrebbero trattare quelli che vengono dopo di me, se si riapre questa causa di canonizzazione. Grazie Fabio. Il prossimo appuntamento? Giovedì alla biblioteca La Passione di Gesù, inaugurazione di una mostra e una conversazione sull'arte, la passione dell'arte. Di timpano. La mostra è nostra e della biblioteca, mostra libraria sulla passione. Vabbè, non c'è problema, non vi invito. Mentre giorno 11, sempre più allo spazio. Siamo qua, il professore Romeo ricorderà la figura del deputato Tripepi. Grazie a tutti, buonasera.